Salve, prima domanda, che cosa ne pensa di Matt? Ma credo che sia una bella manifestazione, e a guardare anche dalle presenze e poi anche dall'organizzazione vediamo come coinvolge tante persone a vario titolo, tante realtà. Questo vuol dire che per me che il fenomeno della malattia mentale disorienta e intimorisce. Quest'anno a interessare è anche la prospettiva con cui viene affrontato, cioè la guarigione, perché di fatto questo sfata uno dei presupposti, diciamo, una diceria, una convinzione di fondo, che è quella che sia inguaribile, no? E allora dare la prospettiva della guarigione interessa, coinvolge anche di più. Che cos'è secondo lei un matto? Un matto è quello che è fuori dalla norma un po', ecco, diverso, e quindi è quello che vive una disincronia, possiamo dire, tra quello che è la sua dignità profonda, no? Quello che porta dentro e quello che manifesta, no? Quindi credo che la terapia serva proprio ad annullare o avvicinare l'aspetto oggettivo all'aspetto soggettivo, la fenomenologia con l'ontologia, con i valori che porta dentro, no? Quei valori che sono anche, che è ad esempio la dignità inviolabile, per cui un matto non si distingue da nessun'altra persona perché c'è una dignità che non viene annullata, che magari si manifesta in forme, no, che vanno corrette, ma per correggerle credo che sia un po' lo sviluppo, no, di questa settimana. È importante la sinergia tra tante realtà, perché è molto importante il piano relazionale e il piano dei valori. Ultima domanda, che cosa mi dice se le dico che sono o sono stata matta? Bene, vuol dire che conferma quello che è la tematica di questa giornata, che si può guarire.